mentre l'attenzione politico-mediatica è concentrata sulla Brexit e su possibili altri scollamenti dell'Unione Europea, la NATO, nella generale disattenzione, accresce la sua presenza e influenza in Europa. The British people have decided to leave the European Union, as it defines the next chapter in its relationship with the EU. I know that the United Kingdom's position in NATO will remain unchanged. The UK will remain a strong and committed NATO ally, and it will continue to play its leading role in our alliance. Il segretario generale della NATO, Stoltenberg, preso atto che il popolo britannico ha deciso di lasciare l'Unione Europea, assicura che la posizione del Regno Unito nella NATO resterà immutata, che il Regno Unito resterà un forte e impegnato alleato NATO e continuerà a svolgere il suo ruolo dirigente nella nostra alleanza. Today, as we face more instability and more uncertainty, NATO is more important than ever as a platform for cooperation among European allies and between Europe and North America. Stoltenberg sottolinea quindi che di fronte alla crescente instabilità e insicurezza, la NATO è più importante che mai quale base della cooperazione tra gli alleati europei e tra l'Europa e il Nord America. Nel momento in cui l'Unione Europea si incrina e perde pezzi, per la ribellione di vasti settori popolari danneggiati dalle politiche cosiddette comunitarie e per effetto delle sue stesse rivalità interne, la NATO si pone in modo più esplicito che mai quale base di unione tra gli Stati europei. Essi vengono in tal modo agganciati e subordinati ancor più agli Stati Uniti, i quali rafforzano la loro leadership in questa alleanza. So welcome, good morning. I think we are ready to start. Good morning. Yesterday we had a very substantial and good discussion addressing one of the main themes at the summit, deterrence and defense. Il summit NATO dei capi di Stato e di governo, che si svolge a Varsavia l'8-9 luglio, è stato preparato da un incontro il 13-14 giugno tra i ministri della difesa allargato all'Ucraina, pur non facendo essa parte ufficialmente della NATO. È stato deciso di accrescere la cosiddetta presenza avanzata della NATO nell'Europa orientale, a ridosso della Russia, schierando a rotazione 4 battaglioni multinazionali negli Stati Baltici e in Polonia. Per lo stesso fine è stato deciso di accrescere la presenza navale NATO nel Baltico e nel Mar Nero, ai limiti delle acque territoriali russe. Contemporaneamente, la NATO proietterà più forze militari, compresi aerei radar AWACS
nel Mediterraneo, in Medio Oriente e Africa. Nella stessa riunione, i ministri della difesa si sono impegnati ad aumentare nel 2016 di oltre 3 miliardi di dollari la spesa militare NATO, che, stando ai soli bilanci della difesa, ammonta a oltre la metà di quella mondiale e a continuare ad accrescerla nei prossimi anni. Queste sono le premesse del summit di Varsavia, che si pone tre obiettivi chiave. Primo, rafforzare la deterrenza, ossia le forze nucleari NATO in Europa. Secondo, proiettare stabilità al di là dei confini dell'alleanza, ossia proiettare forze militari in Medio Oriente, Africa e Asia, anche oltre l'Afghanistan. Terzo, allargare la cooperazione con l'Unione Europea, ossia integrare ancor più le forze europee nella NATO sotto comando USA. La crisi della UE, emersa con la Brexit, facilita il progetto di Washington. Portare la NATO a un livello superiore, creando un blocco militare, politico ed economico tramite il TTIP USA-UE, sempre sotto comando USA, contrapposto all'area eurasiatica in ascesa, basata sull'alleanza Russia-Cina. In tale quadro, l'affermazione del Premier Renzi al Forum di San Pietroburgo è tragicamente grottesca. Noi abbiamo bisogno di considerare che la parola guerra fredda non può stare nel vocabolario del terzo millennio. Perché se il termine guerra fredda viene utilizzato oggi è fuori dalla storia, è fuori dalla realtà e prima ancora che essere ingiusto è inutile. Noi abbiamo bisogno che Europa e Russia tornino ad essere degli ottimi vicini di casa. Giovedì 30 giugno gli agricoltori italiani e la Coldiretti hanno indetto il primo sciopero dell'agricoltura italiana contro la politica delle sanzioni adottata dall'Unione Europea. 10.000 agricoltori e allevatori con i loro trattori sono scesi in piazza per protestare contro l'embargo alla Russia, che ha quasi completamente azzerato l'esportazione dei prodotti agroalimentari più rappresentativi del Made in Italy. L'affossamento del gasdotto South Stream, Russia-Italia, e le sanzioni contro la Russia, ambedue per ordine di Washington, hanno già fatto perdere all'Italia miliardi di euro. E i nuovi contratti firmati a San Pietroburgo possono saltare in qualsiasi momento sul terreno minato della escalation NATO contro la Russia. Escalation NATO alla quale partecipa il governo Renzi, che mentre dichiara la guerra fredda fuori dalla realtà, collabora allo schieramento in Italia delle nuove bombe nucleari USA per l'attacco alla Russia. Sono in fase di sviluppo le B-61-12, le nuove bombe nucleari statunitensi destinate a sostituire le attuali B-61 installate dagli USA in Italia, Germania, Belgio, Olanda e Turchia.
sono in corso test per dotare la B6112 di capacità anti-bunker, ossia quella di penetrare nel sottosuolo. Because we do have much more capable weapons in our inventory. La B6112, guidata sull'obiettivo, esplode in profondità per distruggere i centri di comando e altre strutture sotterranee. E quindi un'arma per il first strike, ossia l'attacco nucleare di sorpresa.